Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento, io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale. Questo video serve per avere una voce più scura. Avevo già fatto il video per come avere una voce più chiara e ve lo metto qui sotto nella description box se è quello che vi serve, ma se invece quello che vi serve è avere la voce un po' più rotonda, un po' più calda, un po' più corposa, seguite questo tutorial dove vi spiegherò passo a passo che cosa dovete fare e proveremo insieme. Ma prima di passare al video, vi ricordo come sempre, se vi piace il mio canale, di iscrivervi e di lasciarmi il commento qua sotto per sapere se i miei video vi sono utili. Inoltre, se avete suggerimenti su cosa vorreste vedere dopo di questo video, scrivetemelo sempre qua sotto. Vi ricordo inoltre che sono anche su Instagram, lì carico cose diverse, vi do degli spoiler, spero di riuscire a fare molte dirette, quindi venite a seguirmi lì. E basta, adesso possiamo passare al tutorial per avere la voce più scura. La prima cosa di cui vorrei parlarvi in questo caso è il tratto vocale rilassato, perché un tratto vocale rilassato per il canto è tutto. Vi faccio sentire la differenza tra una nota cantata con un tratto vocale rilassato rispetto a una nota cantata con un tratto vocale, diciamo, teso e spinto. Avete sentito la differenza? Quando mi vedete più rilassata, più tranquilla, sentirete che il suono è più rotondo. È sempre una A, è sempre la stessa nota, ma il suono è più rotondo, più scuro. Mentre quando mi vedete irrigidirmi e tirare un po' così verso l'alto, lì in quel momento sentirete che la voce risulta più chiara. Questa prendetela come informazione di base, va bene? Una cosa invece che potete fare per avere la voce più scura è provare a cambiare la posizione della bocca. Vi faccio un esempio, sempre con la A. Ovviamente più rotonda è la bocca, più la A diventa scura. Più allargata verso un sorriso, diciamo, è la bocca, più la voce, la vocale anche, è più chiara e brillante. Ok? Quindi fate questo giochino per vedere come potete utilizzare la bocca per schiarire o scurire una nota, una vocale, la vostra voce. Un'altra cosa che potete fare è quella di provare a muovere la lingua avanti e indietro. Probabilmente molti di voi non sanno che la lingua parte qua. Quindi se noi muoviamo la lingua in avanti e indietro, quello che intendo è fate questa prova, mettete la punta della lingua dietro i denti e cercate di muovere il fondo della lingua in avanti e indietro. Fate una A. Sentite la differenza e sentite anche la laringe che si sposta, perché essendo che la lingua parte molto in basso, muovendo la lingua agite anche sulla laringe, e questo è l'altro punto di cui volevo parlarvi. La laringe alta crea un suono brillante, la laringe bassa crea un suono molto più scuro. Vi faccio un esempio, non so se si vede in video, ogni tanto mi guardo là per capire cosa vedete, ok? Perché ho il monitor, quindi adesso se voi provate a mettere un dito qui, potete fare la prova di emettere un suono che imita la lirica, e sentirete come la pallina che si muove qua, che è la laringe, scende, ok? Infatti, quando scende, crea un suono più rotondo e più scuro. Ora, a riguardo vi dico che la laringe in via generale deve essere neutra. Dobbiamo cercare di coinvolgerla attivamente il meno possibile. Però è anche vero che moltissimi cantanti, se voi li andate ad ascoltare, utilizzano la laringe con risultati che alla gente piacciono, al di là se sono sani o no queste tecniche, però alla gente piace, e una di queste è Christina Aguilera, per esempio. Andatevela ad ascoltare e sentirete come lei... Vi faccio un esempio.
Every day it's so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Sentite che suono scuro, questa è la laringe, lei la abbassa sempre, non fa bene ragazzi, però io ve lo dico. E ora passiamo alle vocali. Quali sono le vocali scure? La O, la U. Però la nostra O potrebbe andare più verso la A. A. Oppure potrebbe andare più verso la U. O. Fate caso quando ascoltate le canzoni di come vengono affrontate le vocali, perché non sono messe lì a caso. La U, per esempio, vi porta più verso il suono di testa, quindi se c'è un momento molto alto che casca su una parola con la O, se voi prendete la O e la fate diventare una OU, ok? Vi aiuterà a portare il suono più in alto perché va più verso la testa. Se voi con la O provate ad andare più verso una A, vi verrà fuori una O bella, bella brillante. A, O. Fate un po' di prove. Passiamo alla U. Come dicevamo, la U è una vocale scura che vi porta più verso la testa e non per niente tantissimi vocalizzi. Tutti i vocalizzi alti spesso sono fatti con la U, perché è più facile da sostenere. Ovviamente la U può diventare più una O, oppure può diventare più una I. Insomma, potete veramente giocare con le vocali, mixarle tra di loro e vedere il risultato che avete e quello soprattutto che vi aiuta di più a rendere la frase o la canzone che volete, oppure a portarvi in un posto più facile per la vostra voce. Io spero che questo tutorial vi sia stato utile, che sia stato comprensibile, e se avete comunque qualsiasi domanda scrivetemela qua sotto. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me, vi mando un grandissimo bacio e vi abbraccio.